Cosa ti è successo? Che stavi facendo, figliolo? Beh, ecco, hai visto anche tu, sono caduto. Ho fatto un volo dalla cima di quell'albero. Ah sì, non me ne ero accorto. Quello che vorrei sapere è perché hai fatto di tutto per spezzare quel ramo. Ecco, questo... Vorrei costruirmi un'altra arma. Un'altra arma? Sì, la mia l'ho persa quando sono caduto in quella trappola. Non c'è che dire, Mowgli, sei proprio un cucciolo d'uomo. Non solo hai una grande fantasia, ma riesci anche a costruire gli oggetti che vuoi. Peccato che io non abbia le tue stesse capacità. Hai proprio ragione. Usando bene il cervello si possono fare tantissime cose. Spiegati meglio. Beh, non soltanto mangiare e dormire. Altre cose. Ma oltre al cibo e al riposo non c'è nulla di veramente indispensabile. Ma a meno di considerare indispensabile il superfluo, già. Credimi, è inutile pensare ad altro. Noi animali abbiamo sempre rispettato la natura e cercato di vivere secondo le sue leggi. Non credi anche tu che sia giusto così? Sì, certo, ma non è tutto qui. Non ne sono molto sicuro, ma sento che la mia vita ha bisogno di uno scopo. Tu non ci hai mai pensato? Vedi, Mowgli, vivendo con quell'essere umano hai imparato molte cose buone, ma purtroppo alcune non sono confacenti alla vita della giungla. Buongiorno, Lala. Se hai bisogno di qualcosa, siamo qui. Chissà cosa voleva e perché è scappata in quel modo? Ti cercava, ma vuole parlarti a quattro occhi. Che vuoi dire? Non ti capisco. Ho notato che da qualche tempo ti ronza intorno come un'ape col miele. Come sarebbe a dire? Che sta aspettando l'occasione giusta per parlare con te. Ho il sospetto che tu abbia cominciato a piacerle. Sei matto? Guarda che Lala non mi ha mai potuto soffrire, mi ha sempre odiato. Le femmine sono creature imprevedibili. Lei ormai ha raggiunto l'età per vedere le cose diversamente e ora si interessa a te. No, non è vero, non ci credo.
Forse non te ne rendi conto, ma il viaggio ti ha reso più maturo.